Ciao! Tutti gli anni in questo periodo mi viene una gran voglia di mettermi ai fornelli. Che dire, Natale è il periodo più bello dell'anno, quello in cui i cuochi di tutto il mondo, sia alle prime armi che professionisti, vanno nelle loro cucine per sfornare biscotti a bizzeffe. Come molte tradizioni natalizie, anche l'origine di questa deliziosa usanza risale a secoli fa nei rituali del solstizio, molto, molto prima che il Natale diventasse l'enorme festa commerciale che è oggi. Le feste del solstizio d'inverno si sono svolte per secoli in tutto il mondo. Gruppi di persone si sono riuniti per celebrare il cambio delle stagioni. Le celebrazioni ruotavano intorno al cibo. Dopotutto, all'epoca, si doveva fare un banchetto prima della carestia dell'inverno. Il solstizio spesso significava l'arrivo del primo gelo e ci si doveva organizzare andando a cacciare, facendo scorte per l'inverno e preparando bevande fermentate come birra e vino, che erano state prodotte in primavera ed erano finalmente pronte per essere bevute. Come ogni ospite sa, un abbondante arrosto e una bevanda hanno bisogno solo di una cosa per completare la festa. Sì, certo, il dessert! Nel Medioevo, la festa di Natale aveva superato il rituale del solstizio in gran parte dell'attuale Europa. Tuttavia, le vecchie tradizioni della festa del solstizio non andarono mica perse. Il mondo della pasticceria stava avvertendo alcuni cambiamenti davvero stupefacenti. Spezie come noce moscata, cannella, pepe nero stavano iniziando ad essere ampiamente utilizzate e la frutta esotica secca come cedro, albicocche e datteri aggiungevano dolcezza e consistenza al vassoio del dessert. Questi cibi, insieme ad ingredienti come zucchero, lardo e burro, sono stati utilizzati come prelibatezze costose dai cuochi medievali. Solo nelle festività più importanti, le famiglie potevano permettersi i cibi come questi. Però pensate, a differenza delle torte, i biscotti potevano essere facilmente condivisi e dati ad amici e vicini. Sebbene i biscotti abbiano fatto molta strada dal Medioevo, alcune cose non sono cambiate. Molti biscotti di Natale sono ancora molto speziati. Pensiamo ai sapori tradizionali come la cannella, la noce moscata e lo zenzero. Queste sono esattamente le stesse spezie che i cuochi medievali usavano nei loro biscotti secoli fa. Il pan di zenzero è un classico biscotto di Natale. Eppure è anche un biscotto che ha un sapore sorprendentemente simile a quello del Medioevo. Zenzero, cannella, noce moscata e macis si combinano per rendere un gusto piccante e speziato, proprio come i biscotti di allora. Il pan di zenzero usa la melassa come dolcificante. I cuochi medievali lo apprezzerebbero tantissimo perché lo zucchero raffinato era molto costoso. Però questi cuochi non facevano ometti di pan di zenzero. Pensate, la prima persona che ci provò fu la regina Elisabetta I d'Inghilterra, che fece modellare i biscotti nelle forme dei suoi cortigiani preferiti. Ed ora, scusate, ma credo che anche i miei biscotti siano finalmente pronti per un assaggio. Buon Natale e buone feste a tutti voi! Ciao!